scriverti questa telefonata di una persona che parlava inglese, era un complimento, parlava proprio il kiwi, e che si presentò dicendo: sono Grant Dalton, sono lo skipper di Club Med, mi ha fatto il tuo nome Cino Ricci. Dice che hai fatto la Coppa America, sei un tecnico, ma a noi serve un tailor, qualcuno che regoli le vele e ogni tanto possa anche timonare. Sì che niente, tra un capire e non capire, dissi sì, va bene, dai, non so cosa devo fare. E lui mi disse: vieni nel tal albergo, sulle rive del Tamigi, lì ci sarà la barca, la vedrai perché è un grosso, grosso catamarano. E ci avevamo di 13 componenti dell'equipaggio, 7 erano francesi, tutti con tantissimi giri del mondo, tra cui Jean Hervé, che un giro del mondo l'aveva fatto con me nel 93, una Whitbread, Neil McDonald, Mike Kilter come navigatore, lo stesso Grant Dalton con i suoi 8 giri del mondo, skipper di Club Med, quindi fu un po' di tensione. Da lì poi la partenza all'interno di questo fiume, che per il Club Med era veramente un torrentello. Uscire col vento forte, prendere la multa per eccesso di velocità nel canale della Manica perché avevamo, credo, il limite fosse, non so, tot nodi e noi l'abbiamo attraversato, credo, a 38 nodi. Quindi già lì traumatico, fare Cap Finisterre, il Golfo di Biscaglia di Bolina, fu veramente traumatico per uno che non è mai stato su quelle barche, anche se comunque venivo comunque già da un giro del mondo. È stata dura, dura a tal punto che arrivato finalmente a Villamura, ero talmente provato, vuoi per la Bolina, vuoi per il Lascone dopo Finisterre, che già avevamo fatto quasi 40 nodi, sono arrivato stremato, sono andato a letto e la mattina dopo mi sono presentato a colazione e l'unico posto libero era proprio al tavolo con Grant Dalton e mi sono presentato con la borsa. E Grant mi guarda e mi fa: ma cosa fai con la borsa? Beh, Grant, pensavo che insomma non ho passato il test perché io una barca così proprio non potrei tollerare di fare un giro non stop, non sono ai vostri livelli. E lui mi ricordo che molto bonariamente, tipo un papà, mi disse: ma no, Stefano, fatti colazione, facciamo colazione assieme, non c'è problema, vedi, c'è un bel sole, vieni anche oggi a farti un giro che magari. Io purtroppo ero ancora abbastanza giovane, fatto sta che faccio colazione, riporto la borsa in camera, mi rivesto e vado fuori. E da lì è iniziata l'avventura. Gruppo di giornalisti, per lungo tempo ci avevo osteggiato fino al giorno della partenza perché diceva che sarebbe stata un'avventura folle, sarebbe stata un'avventura che avrebbe portato tanti morti. Quindi eravamo stati osteggiati da questo clan, posso dire io, fino all'ultimo. A tutto questo va ad aggiungersi che il ponte, per la prima volta, il ponte elevatore di Barcellona per uscire dal villaggio olimpico non si aprì. E quindi, siccome era una domenica, tra l'altro era l'ultimo dell'anno, del 2000-2001, dovettero chiamare con grande difficoltà un tecnico che riuscì a aprire una sola anta di questo ponte per far passare gli alberi. Subito poco dopo la partenza, appena si inizia a aumentare il vento e si beccheggia, subito facciata del co-skipper frame profit su un grinder, quindi zigomo aperto, si iniziano subito a dare punti, che a me esteticamente non sono venuti bene, anche perché li facevo io. Dopodiché, diciamo, abbiamo purgato di Bolina fino quasi alle Canarie e poi dalle Canarie abbiamo scatenato i cavalli dentro l'Aliseo, tutta randa e Jenaker grande, via gran velocità verso l'equatore al sud. Ricordo benissimo il giorno in cui ci imbattemmo proprio in questi banchi di iceberg, e ne contai solo nel mio turno di 4 ore 38 di grosse dimensioni, quindi potete immaginare quanti groller attorno. Banco tra l'altro di ghiaccio che ci era stato comunicato da una navigatrice che stava competendo al Vendée Globe. Perché noi eravamo partiti ben dopo il Vendée Globe, ma naturalmente andando molto più veloci, li avevamo raggiunti al sud circa, e loro erano già passati di lì e questo banco era stato proprio visto da loro e quindi noi sapevamo che c'era in zona, però dopo passarci in mezzo, devo dire incredibile, talmente tanti che poi si decise, Grant Dalton decise di navigare esclusivamente con tre mani di terza rolli, diciamo che da full speed, come eravamo stati fino a quel momento per rimanere in testa, tutte le barche hanno decelerato. Quindi chi è in coperta pensa solo ed esclusivamente alla velocità della barca, chi è in stand by aiuta quelli in coperta se necessario,
si preoccupa di cucinare, lavare i piatti e tenere pulita la barca. Con uno skipper come Grand Dalton la barca deve essere come da cantiere, sempre linda e perfetta come se fosse il primo giorno di navigazione. Purtroppo avevamo anche sbagliato, ci eravamo dimenticati di portare il sapone per pulire i piatti, quindi l'unico sapone che c'era era un sapone da mani che era avanzato, abbiamo provato, però purtroppo tutto dopo il primo lavaggio sapeva di vaniglia. Quindi oltre allo schifo dei liofilizzati, pure lo schifo che sapeva di vaniglia, che non è il massimo. La convivenza prima del giro non facilissima, non tutti eravamo amiconi, devo dire anzi, soprattutto io con Fran Profi, fin dall'inizio sul Tamigi non fu un bel impatto, proprio a livello epidermico, infatti il mio terrore, lo dico ancora adesso, era di capitare in turno con lui fisso, ma così non successe, e quindi c'erano state tensioni tra noi dell'equipaggio durante gli allenamenti a Villamura e durante i lavori a Barcellona prima della partenza. Devo dire però che dalla partenza in poi invece la regata era talmente dura che era veramente meglio coalizzarsi sempre comunque, perché ci salvavamo noi 13 eravamo lì, e quindi veramente fino all'arrivo siamo stati tutti uniti. Devo dire, nessuno screzio, forse anche, anzi, se togliamo pure il forse, probabilmente tutto è stato tenuto da uno skipper come Grant, un tale carisma, un tale curriculum, che insomma quando saltava lui su in coperta, con devo dire un grande aiuto da parte di Mike Kilter, che nel suo silenzio, il nostro navigatore con 5 giri del mondo, di cui credo 3 o 4 vinti, veramente ha fatto vedere che col carisma si può comandare senza urlare, senza nessun problema. Dagli iceberg in poi, quindi tutto il sud, oceano indiano soprattutto, ma anche l'oceano pacifico, che non è stata per niente una passeggiata, abbiamo ottenuto un 80% di marineria e un 20% di regatante. Sempre navigando nell'Aliseo verso Capo Verde, eravamo tutta randa e Jennaker, quindi vele da far paura, migliaia di metri quadri, ci successe che proprio i frenelli del timone sopravento, quindi quello in uso, saltarono fuori dalla loro sede e quindi non avevamo più timone. Quindi ho questo ricordo che la barca stava ribaltandosi, ho detto ecco cavolo, abbiamo finito l'avventura, ma fortunatamente poco prima avevo appena rifatto a 8 in modo ordinato la scotta del Jennaker e riuscì lesto a mollare tutto il Jennaker. Però la barca comunque stava molto sbandata, credo a livello di 50-60 gradi di sbandamento, con la vela che sbatteva, e ricordo che per non scivolare mi presi alla rete del trampolino e riuscii a vedere la luna attraverso la rete, quindi eravamo sbandatissimi. Facemmo veramente un grosso duello fino all'entrata dell'Oceano Indiano. Poi lì un po', diciamo che le cose, noi sempre in testa, ma mai con grossi vantaggi, si parla di 200 miglia, fate conto che sono barche che comunque fanno 800-900 miglia in un giorno, quindi 200 miglia è veramente nulla, però anche lì all'entrata dell'oceano del sud, dell'oceano indiano, Cam Lewis ebbe una grossa ingavonata con grossi danni e feriti e entrò a Cape Town, quindi ci fu un grosso stretch con noi e Innovation Explorer, e Innovation devo dire che intelligentemente come noi ridusse di molto la velocità. Però ci stette alle calcagna fino alla fine. Tutta la fase finale, da Gibilterra fino all'arrivo, fu molto molto emozionante. Ricordo benissimo, ad esempio, l'aria da terra che scendeva dal versante africano dello stretto di Gibilterra, che ci fece fare una velocità paurosa, tant'è che fummo contattati dalla torre di controllo dello stretto, dalla parte africana, che voleva spiegazioni sul tipo di vascello che eravamo, perché stavamo infrangendo tutti i record di velocità, non avevano mai visto un oggetto navigare così, e quindi fummo costretti via radio a spiegare che eravamo una barca che stava terminando il giro del mondo record, che quindi dovevamo andare così. Era abbastanza impressionante perché urtammo parecchi oggetti, quindi anche l'ultima notte, praticamente l'ultimo giorno e mezzo, fu abbastanza pauroso. E poi ricordo anche l'odore della terra, che era tantissimo che non sentivamo, faceva veramente effetto sentire quegli odori lì, che non eravamo più abituati a nulla, e si sentiva l'aria di casa. Poi devo dire anche l'entrata nel Golfo di Marsiglia,
col maestrale è stato incredibile. C'era di lato a noi una grossissima petroliera con i delfini che saltavano davanti al bulbo della nave, è un bel ricordo. Poi gli elicotteri che ci avvicinavano, che ci filmavano, una simil doccia per sembrare presentabili dopo 62 giorni di navigazione. E poi l'arrivo col buio, mi ricordo ridottissimi di vele e col buio e così tante barche fuori in baia ad aspettarci che certe, le più piccole, ci passarono sotto tra i due scafi. Ricordo 3-4 barche piene di gente urlante che passò in mezzo agli scafi. E noi non avevamo controllo, potete immaginare un oggetto di quel genere lì col maestrale in poppa che è entrata, e poi incredibile l'entrata dopo l'arrivo a Marsiglia con i moli galleggianti così pieni di gente che ricordo affondavano e la gente aveva l'acqua a metà coscia. E poi sì, questa sensazione particolare poi spiegata agli psicologi di questo tipo, non so, come se ti uscisse l'intestino dalla bocca, cioè veramente una vittoria incredibile, la più bella vittoria della mia vita.